Funky. Down. Nasty. Hey, listen to the man. Well, Godfather. Payback. Oh. Number 3, Adriana De Cesare. Di Fondazione Toscana Lab. Scusate, Toscana Lab è esattamente la Fondazione Sistema Toscana, che è la fondazione che gestisce la comunicazione online turistica, diciamo, della Toscana. E solo. Ok. Infatti, non solo perché vi parlerò dei Toscana Lab, che è una delle iniziative che la Fondazione Sistema Toscana realizza. E all'inizio della mia presentazione troverete una frase proprio di Manuel Castells che parla di internet come l'infrastruttura leggera che è alla base dell'organizzazione della moderna società, e il network, la società dell'informazione e il network come forma associativa. Questo per contestualizzare quelli che sono i Toscana Lab, dei laboratori contemporanei e permanenti con degli eventi in cui ci si incontra, ci si scambiano esperienze, si portano le proprie best practice nel tema della cultura generale. Un approccio molto user generator, in omaggio anche a quello che era il personaggio dell'anno individuato dal Time, un approccio quindi fortemente antropocentrico sin dalla scelta delle location, inconsuete per dibattiti e temi a forte impatto tecnologico, ma che valorizzano il valore proprio dell'ingegno umano nel definire anche dei percorsi innovativi, una forma di riattualizzazione e contaminazione, una riattualizzazione pop-art, una contaminazione di un termine come per esempio il rinascimento, molto caro a noi toscani e non solo. E quindi qui per esempio vedete uno dei Toscana Lab a Firenze nella gipsoteca dell'Istituto d'Arte. Uno degli output dei Toscana Lab è stato un manifesto, perché internet è better life, è un manifesto declinato in 10 punti che mano a mano vedrete scorrere anche le mie spalle. Saranno anche molto più articolati ed approfonditi in un ebook di prossima pubblicazione, nel quale ne troverete anche una declinazione multimediale in cui parleranno anche i protagonisti dei vari Toscana Lab, quindi una serie di azioni che qui trovate enunciate, ma che coinvolgono l'ambito della comunicazione, del fare business, della politica, del turismo e anche la parte educational che riguarda per esempio i bambini, visto che la Fondazione Sistema Toscana gestisce insieme all'Istituto degli Innocenti un progetto come Troll, che è una community riservata ai bambini dai 7 ai 13 anni. E nei Toscana Lab c'è la possibilità è un evento che mette anche al confronto l'ascolto delle istituzioni rispetto alla proposta di esperienze e di opinioni in termini di dibattito culturale. E si parla quindi di parole, e qui ne trovate appunto 10 declinazioni, e le parole però possono avere anche un valore dirompente. L'assunto finale sarà più cultura digitale, perché quello a cui servono gli eventi è quello a cui servirà il manifesto, quello di diffondere la conoscenza, amplificare le opinioni rispetto ai temi della diffusione della cultura digitale sul territorio toscano e non solo. Saranno declinati nelle 10 province con dei tematismi scelti ad hoc a seconda della provincia specifica. È stato fatto ad Arezzo sul tema dei giovani, prossimi saranno il 21 marzo sulla sostenibilità e poi a Siena sulla PMI. Vi invito anche a consultare appunto toscanalab.it. Le parole possono avere un valore dirompente, vi dicevo, se pensate anche alla prima che ho usato, che c'è nel manifesto, che è più trasparenza. Qui la vedete in cirillico, perché in russo si legge glasnost, e glasnost nel 1986 ha dato luogo ad una, attraverso l'apertura del dibattito in quella che allora era l'Unione Sovietica, e
la libera circolazione delle informazioni alla fine dicono che non sia stata una coincidenza, è caduto il muro di Berlino. Quindi voglio dire, quando le parole poi diventano azioni, atti concreti in ambiti differenti, possono fare in modo che la rivoluzione digitale diventi davvero better life per tutti. E qui l'assunto che mi dicono essere il numero 27 di Gianluca Diegoli, che noi abbiamo sposato perché ben riassume tutto lo spirito con il quale la Fondazione del Sistema Toscana agisce. Grazie a tutti.